Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ha aperto ufficialmente nella sede della Giunta Catanzaro la consulta regionale dei calabresi all'estero, una 3 giorni dalla 4 fino al 6 dicembre, che vedrà l'insediamento del nuovo organismo con il compito di rappresentare e supportare le associazioni dei calabresi al di fuori dei confini regionali, sia in Italia che all'estero, nel lavoro di conservazione e promozione della cultura e delle tradizioni. Dopo l'arrivo dei componenti della consulta, Oliverio è intervenuto con un messaggio di benvenuto. Consapevoli che il vostro ruolo è un ruolo importante, delicato, direi per la nostra regione è un ruolo strategico, dirò perché. Io vi ringrazio per essere qui, siete qui non senza sopportare sacrifici, perché venire in Calabria per qualche giorno per partecipare alla consulta è certamente un fatto che fa piacere, perché ritornare nella propria terra fa sempre piacere, però so benissimo che per voi comporta interruzione di lavoro, disagi, comporta appunto un viaggio breve in un periodo quale è quello che caratterizza la stagione quasi invernale, perché siamo a dicembre, che comporta disagi ancora più forti. Quindi vi ringrazio per questo, vi ringrazio di vero cuore e attraverso voi rinnovo il saluto dei calabresi che sono, risiedono in Calabria, della nostra regione, a tutti i nostri fratelli sparsi nel mondo, ai calabresi sparsi nel mondo, che sono tantissimi. Ruolo importantissimo, perché noi oggi diamo, l'abbiamo fatto già l'anno scorso, ma rafforziamo quello che è la mission dei consultori e della consulta, che altro non sono che i rappresentanti della Calabria nel mondo. La Calabria può puntare su 3 settori fondamentali: il turismo, l'agricoltura e l'export. Il turismo che riguarda essenzialmente un turismo di ritorno, destagionalizzato. E devo dire che i consultori stanno lavorando, hanno già iniziato a lavorare molto per organizzare visite guidate, viaggi per far riscoprire il patrimonio della Calabria.